Roma durante le vacanze è turismo, sporcizia, gelati, casino e siamo qui alla Fontana di Trevi, una delle mete più affollate e più ambite. Perché? Perché in poco spazio ci sono migliaia di turisti, tutti quanti vogliono buttare la monetina dentro la fontana. E dove vanno sti soldi della Fontana di Trevi? Vanno alla Caritas, che è un'associazione che aiuta le persone. Perché come minimo ormai butti in euro, che fai? Butti 50 centesimi. E oggi vi porterò a fare un giro per il centro di Roma durante le festività per farvi vedere com'è sta città in questi giorni. Quello che spesso succede qui alla fontana è che moltissime volte ci sono i turisti che cercano di toccare l'acqua, entrare nella fontana, fare casino eccetera, e vi ritrovate praticamente che c'è una pattuglia fissa dei vigili che cerca di arginare questo fenomeno. Ciao! Andiamo a fare una foto a sti ragazzi. Certo, vai! Qua si vogliono fare tutti il selfie con la fontana e per poter accedere praticamente è un casino, vedi? Oggi ci sono ben 3 pattuglie, anzi 4 forse, di polizia municipale per arginare il fenomeno del vandalismo alla fontana. Allora, è vietato sedersi sul bordo, è vietato giocare con l'acqua della fontana, che tra l'altro è pure sporca, è vietato fare cose particolari tipo mettere i piedi a mollo, usare oggetti non consoni alla navigazione all'interno della fontana e anche di più. E voi direte, ma chi è che ci naviga? Una volta è venuto uno, si è portato una barchetta radiocomandata, voleva far entrare la fontana. Per davvero, non sto scherzando. Tra l'altro c'era il mito di D'Artagnan tanti anni fa, non so se ve lo ricordate, ci fecero pure un servizio le Iene, che era un signore soprannominato D'Artagnan, Torbella Monaca, che veniva la mattina prestissimo e raccoglieva tutte le monete. Ovviamente era illegale e l'avevano denunciato, ma lui non gliene fregava niente. Oggi il signor D'Artagnan purtroppo è defunto, nel senso, non purtroppo perché non raccoglie più le monete, perché comunque ha perso la vita, e non so la mattina se c'è qualcuno che ha raccolto questa eredità. È pieno di turisti, ma turisti da tutte le parti del mondo, non solo italiani, non solo europei. Una cosa a cui bisogna stare attenti, ragazzi, le tasche. Qua vi scippano in 5 secondi, non tenete niente in tasca che uno possa infilare le mani, perché... Ecco, ciao! Vedi qua, le ragazze subito hanno controllato le tasche perché sto avvisando che qua è un classico, Di là, sempre dritto, Piazza di Spagna. Prego. Poi direte, come fanno i scippatori? In realtà i scippatori sono vestiti come voi. Non è che vengono vestiti tutti zozzi, stracciati e dici vabbè, questo è lo scippatore. È vestito pure meglio di voi, anzi, c'hanno pure capi eleganti, perciò non ce fai caso. Mi seguo un sacco. Grazie. Di dove sei tu? Di Genova. Che sei venuto a fare a Roma? Niente, un giro. Ti piace? È bello, è bello. Troppo casino? No, assolutamente. Ma sei venuto per le caldarroste? Soltanto per queste. No, sto scherzando. Quanto vuoi investire oggi? Ma penso che 5 euro penso che 5 euro vadano più che bene. 5 euro di caldarroste, sì, non mangerai molto. No. Tra le cose che vi consiglio in centro è sicuramente qui c'è un forno storico. Senza spendere cifre enormi potete farvi fare il panino, la pizza, potete comprare anche cose di consumo normale. Ovviamente le caldarroste sono una particolarità, ma hanno un costo molto elevato. Cifra minima 5 euro. A Roma oggi ci sono 18 gradi e te vogliono anche menare. E avete scelto oggi Via del Corso, Via Fontana del Corso, dei Trevi? Sì, così. Ma perché avete mangiato qua o avete mangiato a casa? Abbiamo mangiato qua, un panino. La spesa media del panino in centro? È alta. Alta? Se non vai un alimentari abbiamo speso quasi 35 euro. Ammazza, 35 euro quanti panini? In tre. Tre io... panini 35 euro, ma anche con da la bere? Bottiglia d'acqua, bottiglia una d'acqua. Bottiglietta d'acqua. È molto caro. Se ne sono approfittati, vabbè. Sì, io... Ci sono 17 gradi, la maggior parte della gente sta senza giacchetto. Anche le persone che hanno un po' più in là con l'età non si mettono un giacchetto perché tanto non gli fa niente. Me compreso. Invece qui adesso noi passiamo per via delle Muratte che ci porterà a via del Corso. Ed è una via storica perché ci sono tutti i venditori di stampe e altro.
Una volta se venivi qua quando te volevi comprare una stampa che non te potevi permettere un quadro, allora dici, se voglio il quadro vado a Piazza Navona e non ci sono più i quadri a Piazza Navona, se voglio le stampe vado a via dei Muratte, però a via Muratte le stampe che ci stanno è poca roba. Tra l'altro questo è un negozio invece sconsigliato, Candy Lisa, troppi zuccheri, troppe caramelle, tutto a base di zucchero, e banane fatte di zucchero, i cucchiaini fatti di zucchero, pure l'aria è fatta di zucchero se entrate qua dentro. L'unica cosa buona che hanno messo è un Superman mezzo obeso, mezzo con gli addominali, che sta qua. C'ha una faccia. Ciao, grazie. La mia figlia che ti segue sempre. Sì. Sì, sì, com'è in centro oggi? La tradizione? Una passeggiatina, dai, in famiglia. 26 passeggiate in centro, da che quartiere vieni? Da Pomezia. Ah, ammazza, bella scarpinata. Ci certo, vuole. Ciao. Aspetta, chi è? Dov'è la pistola? Oh? È finta. Passiamo i carabinieri. Vedi, è venuto a fare rapire lui, guarda. Ma se può andare in giro con la pistola? Ah, ma l'hai vinta sta pistola. Mattia no, oggi sta sotto l'albero. Devo fare la foto. Certo, vai. Giada, ciao. Ciao. Da Tiburtina. Dalla Tiburtina. Ciao. Perché chiediamo i quartieri? Perché Roma è molto grande e in base al quartiere dove stai ci impieghi un sacco di tempo per arrivare in centro. Oggi infatti tra i mezzi pubblici che fanno un po' a singhiozzo e i pochi parcheggi, la distanza che c'è a Roma, mi meraviglio che c'è sto fiume di gente. Qui hanno allestito un frontale di albero che piace molto alle turiste e tanti si fermano a farsi le foto. Una cosa che c'è tantissimo qui in giro sono le gelaterie. Piazza di là è piena di gelaterie classiche. Poi ci sono gelaterie un po' più particolari, tipo questa, tipo quella qui alle mie spalle. Più andiamo avanti, alla fine di questa via c'è anche Venchi, che addirittura c'è una fontana di cioccolato. In teoria stiamo alla fine dicembre, uno il gelato non lo dovrebbe mangiare, invece fa talmente caldo che la fila c'è alle gelaterie. Nessuno vuole roba calda, tutti roba fredda, tutti mangiano gelato. Tra l'altro dolci, gelati, cannoli, maritozzi con la panna, sono tutti quei dolci che uno si prende in centro a caro prezzo. E queste sono le famose bancarelle storiche delle stampe, dei calendari, di tutte quelle cose che te potevi comprare con una cifra onesta, no? Perché te a un certo punto, se vuoi abbellire casa, con 4 euro ti prendi una stampa, 3 stampe 10 euro. Bravo. Ciao, belle. Prima, non so se ti ricordi di me, dopo ci ho visto a Colleferro. Questa è l'ultima parte delle bancarelle storiche delle stampe, che ormai di storico ci è rimasto poco, perché hanno cambiato mille gestioni. E qua incrociamo via del Corso, è proprio la classica meta festiva dove i romani vengono durante questo periodo così di riposo. Come dicevo, lì c'è Venchi, fila stratosferica già da fuori per prendere il gelato. Quella via lì praticamente è fondamentale, una via strettissima che però porta prima al Pantheon, poi a Piazza Navona e poi a tutte le zone limitrofe, perciò vi sposta in automatico senza traffico, senza casino là, però al momento è impercorribile. E oggi ci stanno solo aperti negozi per magnà e qualche negozietto di questi per comprarsi un par de mutande, eccetera. Che la piazza questa, dove c'è il Parlamento, dove ci sono tutte le istituzioni, è ancora transennata. E io non capisco ancora il motivo di questo transennamento, cioè oggi con tutti questi turisti, ma la volete aprire sta piazza? Ma li volete far passeggiare, che stanno a camminare in mezzo alla strada? Ciao! Qua Piazza Colonna, come dicevo, è rimasta chiusa, ci stanno un po' di macchine parcheggiate dentro, e invece qui la Galleria Colonna, che è molto comoda, dei passaggi eccetera, dentro ci saranno aperti forse 2-3 negozi, forse, Però la gente entra lo stesso perché almeno vede sti bei negozi chiusi. Ciao! Eccola qua, Galleria Colonna, una galleria commerciale senza i negozi. Che negozi ci stanno? Un bar qui aperto e un bar là chiuso. E io dico, ma se c'è il bar e paghi affitto qua, ma il 26, ma lo vuoi aprire sto bar? Funziona, la gente ci sta, guarda che fila che c'è là. Vi voglio far notare come è tirata a lucido questa parte di porticato, ma lo sapete perché? Perché tutte le sere questa viene chiusa, questi cancelli qua a una certa ora vengono chiusi e perciò il bivacco qua non ci sta. Un fiume di gente su via del Corso, guarda che colpo d'occhio, una roba ultra mega piena.
e quanti a perde tempo? Tanti. Qui alla mia destra il rinomato Apple Store, che oggi è aperto. Tra l'altro questo è l'unico Apple Store centrale a Roma, perché gli altri sono tutti nei centri commerciali, e devo ammettere che l'apertura di questo store ha rimesso a posto tutta sta struttura che era tra l'abbandonato e il tenuto da schifo, perché lì c'era un mezzo ristorante e bar, qua c'è stava un vecchio negozio dei jeans eccetera misto altra roba. La corte interna praticamente era tenuta malissimo, altro l'hanno reso visitabile e fruibile, oltre al fatto che poi vendono smartphone, computer, tablet, tutto quello che riguarda smartwatch e via dicendo. Se vi volete avventurare per via del corso, io vi consiglio sempre di usare le vie parallele. Ci sono tante piccole vie parallele che vi permettono di arrivare all'altezza che preferite senza passare in mezzo alla folla, perché più andate avanti e più folla c'è. Io sono della Repubblica di San Marino. E com'è questa giacca così... aggressive? Aggressive. Perché sono un personaggio aggressive. Voi siete ricchi alla Repubblica di San Marino? Abbastanza. Quanto date di paghetta ai bambini? E io li do 15 euro a settimana. Ah, non è così alta sta paghetta, pensavo no. Di più, io pensavo beh, 150 ho tre figli. A settimana. Ne ho tre, dopo quella più grande magari do 20 euro. E c'è la droga alla Repubblica di San Marino? Poca, un po', molto tabagismo. Molto tabagismo e poca droga, meno male. Ciao. Sto lavorando, dalla televisione, so. Tra le varie cose che potete trovare a Via del Corso senza spendere tanto, al di là del mangiare, gelati, zozzeria, vestiti, eccetera, ci sono anche gli artisti di strada. C'è chi canta, c'è chi balla, c'è chi saltella, c'è sta chi porta qualche strumento di questi antichi. E Via del Corso diventa anche un piccolo palcoscenico per esibirsi. Grazie, tu sei un fenomeno, lo seguo sempre ragazzi. Da dove? Da Senigallia, dalle Marche, dove abbiamo avuto l'alluvione. Che molti hanno lamentato è il tentativo di furto. Oggi in particolare molte persone l'abbiamo viste con le mani sulle borsette, con gli zaini davanti, che si coprivano comunque le tasche, che hanno nascosto i soldi persino nelle mutande, perché avevano paura, vedi, la signora per esempio c'ha la borsa davanti, tanti tengono lo zaino così a portata di mano, perché oggi è facile essere borseggiati. Mi dispiace dirlo, però è la giornata ideale, ciao. Attento che borseggiano oggi, che c'è la tasca aperta? No. Ah, bravo. Proprio perché ci sono sti borseggiatori oggi in giro, specializzati, non crediate che gente così campata per l'aria e vi ritrovate senza niente in tasca. Ciao. Ciao. Vivi a Milano, sei Gaeta e sei venuto in vacanza a Roma? Sì, perché sono da mia sorella, casino. Ah, hanno provato a borseggiarti oggi? No, tutto a posto. Meno male. Grazie. Ciao. Bello, come stai? Tutto bene. Da dove vieni? A Roma. Ah, Roma. Che quartiere? Stiamo a Torre Spaccata. E sei venuto in centro per la tradizione sì. romana? Sì. Lo sai che oggi ci sono i borseggiatori in centro? Infatti stiamo sempre con le mani attaccate qua. Ho visto pure lei, c'ha la borsetta. Sì. Oh, sei un grande. Grazie. Grazie, buon Natale. Ciao. Ciao caro. Che canzone è? Argentina. Campioni del mondo. Argentina. Campioni del mondo. E se hai tu? Yes. Bravo, one second. Divana, my channel. I rule la. Yes, subscribe. Subscribe. This is for YouTube. Hi, hola mamá, te amo mucho, te quiero. C'avevamo anche i ragazzi argentini che a breve verranno scippati. Uno c'ha pure lo zaino aperto. Questi sono i famosi cani di sabbia. Un classico. Questi sono cani veri invece, quelli sono di sabbia, questo è vero. Questo è uno dei cani più pericolosi della via. Dice che abbia già mangiato. Ah, mai morso, cattivo. Mazza, che sei un peluche, sei. Non è un cane. Sei YouTube? Sì, cicalone cerca su YouTube. Ah, bene. Senti quanto è morbido. L'hai spazzolato perché. Ciao. In centro c'è anche uno senza testa, guardate.
credibilissimo, eh. Che paura. Questa è l'incrocio, forse uno dei più importanti di Via del Corso, dove c'è Largo Carlo Goldoni, lì c'è Via dei Condotti e qui c'è il Palazzo Fendi. Quello che è successo in particolare su questa piazza è che quest'albero ha vinto il premio per l'albero più brutto in assoluto. Uno degli alberi veramente più brutti, a mio modesta opinione, poi faremo votate, dite, vi piace quest'albero? A me no, però a voi può piacere. Ciao, a Evelina piace, ma Evelina ha dei gusti un po' strambi. Insieme all'albero più brutto di Natale c'è anche l'albero più brutto normale, che ovviamente è un albero finto, chiamiamola un'opera d'arte, però per me su sta piazza hanno fatto una cagata pazzesca. Poi può piacere, può non piacere, a me mi fa schifo. No, 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 io vi avviso, poi metto le mani addosso e finisce la storia. Io prendo cicalo. Aia! Senti, è bello sto orologio. Sei solo? No, c'ho lei. Solo lei. Lei è quella che riprende, va bene. Se rompe il microfono devo ballare gratis. Allora cicalo, pensaci a te. Oh, però tuo padre c'ha proprio del bodyguard. No, infatti tanti pensano che poi lui mi prende i soldi che io guadagno. Io ho detto, va, non te ne vicino a me. No, mica mio. con tutti i soldi che ti ha cresciuto, forse. Lui è mio figlio, generazione in generazione. Ah, tu c'hai, lui è tuo figlio? Sì, lui è lui mio è tuo padre, tutta la generazione intera, cioè, ammazza, bello. Io ballo. E tu balli tutti i giorni? No. E, diciamo più il fine settimana. Ma è un hobby o un lavoro per te? No, io per me questo è un lavoro da almeno 14 anni. Ho iniziato 14 anni fa a Piazza del Popolo, Piazza Navona, ma oltre come artista di strada poi negli eventi, insomma, andiamo, giriamo pure un po' nell'Europa. Sì, vabbè, questo è un personaggio che vince facile. È una lama un po' a doppio taglio perché comunque è un grande. Vabbè, il segreto è il tallone, però è penalizzato con queste scarpe. No, io con queste qua no. Allora, queste si attaccano per terra. Tallone indietro, piedi dritti, tallone indietro, bravo. E qua, bravo, quando vado con quell'altro il piede scende. Facciamolo di profilo. 7, 8, sinistra, destra. Sinistra. Oh, mi sembra quasi di farlo. Bella. Grande, buon lavoro e complimenti. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Da un saluto a... come si chiama? Faraoni. Come sta sempre con te, salutamelo, Vabbè, C'ho sempre... Aia! Perché viene tac. Ma che fai di mestiere, te? Io? Spacchi recupero crediti. Vuoi che vado là e... Io quello che te pare. A me mi serve un bodyguard. Se ti serve, io posso sfondare pure quella cassetta là. Non c'ho nessun problema. Va bene. E questa che ripia, diciamo, la gente bella. Sì. Come si chiama? Faraone. Lo saluto. Ciao. Adesso entriamo nella parte ancora più incasinata. Qua non si cammina. Ciao. Perché non si cammina? Perché oltre che il marciapiede si stringe, ci sono anche dei limiti architettonici, tra cui la catena, quella che divide il marciapiede della chiesa dalla strada, negozi vari. Poi oggi giustamente vengono pure a ritirare la spazzatura, meglio di così non poteva andare. Alla fine sappiamo chi sono i borseggiatori, come agiscono. E quindi anche magari... se devo dire sono migliorati tanto, nel senso hanno aumentato la qualità dell'abbigliamento e il camuffamento. Vabbè, sì, adesso si sono camuffati, però comunque la fisionomia la riconosci sempre. Comunque, no? Sì, quello perché tu non troverai mai un lineamento romano, è difficile che... o l'italiano che va a fare il borseggiatore. Una volta c'era Bombolo, il borseggiatore quello romano. Ma quello era pure un borseggiatore simpatico, sì. Bombolo. Questi sono cattivi. Quello cioè, che rubava, rubava solo i soldi e ti lasciava i documenti, capito? No, adesso invece buttano tutto. Cioè, capace che magari per 20 euro nel portafoglio ti fanno un danno da 200 euro perché sì. Il banco, matta la patente, carta d'identità. Quella frega, cioè, anche perché oggi i soldi c'ha quasi più nessuno. E comunque, ragazzi, vi devo dire una cosa: o lo seguiamo sto cicalone, o spegnere la televisione e andare a fare una tombolata. Giusto. Io c'è sempre il canale. Amore. Tutto bene, Gio? Tutto bene. Che sei in peluche pure te.
Cigalone tocca i bambini, i cani, li fa Cigalone benedice i cani solitamente. Sì, Io sì, sei Melina? Sì. Perché non si vede mai sui video. Certo. Conosceva il nome, sei Evelina. Certo. Da Torre del Greco sei venuto a Roma a fare no, un weekend. No, io sono a Fiano da un po' di anni. Ah, Fiano Romano. E quindi... Mi sa che facevi prima... Ciao. Mi sa che facevi prima da Torre del Greco che da Fiano. No, no, Sì, mo arrivo. Una bella... Occhio, ci sono i borseggiatori in giro, Lo sappiamo, infatti, guarda, vedi che fanno. Grazie mille, Cicalò. E te che, figurati. Vai. Siete Torbella Monaca. Esatto. Di dove? Che R? R10. R10, proprio un fondo. Proprio un fondo. Sì. Ciao. Certo. Di dove sei tu? Nato a Centocelle, quando vieni. E muove dove stai proprio come quartiere? Largo Somalia. Largo è una bella zona, dai. Ci sono cresciuto io. No, Roma Nord, Monte Sacro. Ah, vi siete fatti la passeggiata in centro. Sì, sì. Stiamo raccontando i romani in centro. Voi siete romani? Romanissimi. Di che zona? Noi Aurelia. Aurelia. E avete portato i bambini in centro? Perché abbiamo la chiesa di nonno, Carlo. Siamo i quartieri, sta sempre alla stazione ormai. E oggi è un quartiere questo. Quartiere centrale, però è quartiere. Quando si arriva a questo punto di Via del Corso, qua c'è Via della Croce e c'è la possibilità di accedere a locali un pochettino più accessibili dal punto di vista sia di food stradale, perciò roba che ti puoi comprare così, pizza, piuttosto che c'è un alimentari. C'è anche un posto dove fanno la pasta a mano e vendono i piatti di pasta a 5 euro in fondo a Via della Croce, mentre di qua, dalla parte di Largo dei Lombardi e tutta la parte dietro, ci sono anche ristoranti storici, tra cui Alfredo. Mattia va sempre da lei a fare spesa, beh. Sì. Allora diciamo a Mattia che vai alla Montagnola, ma paga? Ruba? Ma guarda Mattia Raffa, smetterò, magna lungo la strada. Tra le varie cose che vi fanno, attenzione, che vi mettono il braccialetto. All'inizio sembra un regalo, che uno dice vabbè ti ho regalato il braccialetto, poi ti chiedono i soldi, perciò non ve fate mai mettere, perché poi ve lo annotano e è finita. Capite che vi stanno per proporre un braccialetto? No grazie, il braccialetto non mi serve. Ve hanno messo il braccialetto? Eccolo là, fa vedere sto vedete, annotano sto braccialetto e poi quanti soldi gli hai dato? Gli ho dato 3 euro. 3 euro? Non so pochi, insomma manco tanti. Da che ne li volevi spendere? Una volta uno si affittava il risciò a Via del Corso, no? Che poi lo prendevi pure su al Pincio, perché poi da Piazza del Popolo, anche da qua dietro, puoi salire sopra al Pincio. Adesso, dal momento in cui ci sono disponibili i monopattini, spesso la gente preferisce il monopattino, perché lo prendi, lo abbandoni, lo utilizzi e tante volte non devi pedalare. Anche questi risciò ormai hanno messo una batteria che ti dà una mano, però non è come il monopattino che acceleri e vai. E qua vedi ci sono anche chi fa le opere sul marciapiede, questo è molto carino perché questa è una vera opera. La preparano, ci lavorano, la sfumano e poi alla fine chi vuole gli lascia un'offerta, perché giustamente un marciapiede ogni tanto lo abbellisci, poi quella dura veramente mezza giornata, basta uno schizzo d'acqua e va via. Qui c'è lo spruzzacolori, guarda, questo fa tutte opere ispirate ai manga, ai personaggi. Che foto deve fare? Sì, la foto lì al cartellino, vedi tutto quello che facciamo. Lo spruzzacolori. E anche i cascino. Cioè, questo è bellissimo. Papà, Sonic! Qui è già più opere molto più particolari, fatte bene, rispetto alle classiche stampe, quelle che te propongono già fatte. Quindi questo che vuoi vedere? Eh sì, fatto, io ho fatto pure la stessa. Tutto bene? Tutto male, sono un grande fan. Grazie. Ci possiamo fare una foto? Certo, vai. Grazie. Vede che? Sicuro me lo vedo sto video. Vai. Ciao Italia. Ciao. Italia. Ma non si conoscevano loro? Ah, si sono incontrati. Uno è invidioso perché l'altro c'ha il vestito. No, lui non lo vuole. No? Sembra tu peluche. Ormai il barboncino è il nuovo... E poi è il secondo cane più intelligente, il barboncino.
Cioè uno lo vede così, invece sono cani a riporto questi. Via del Corso ha una particolarità, noi nell'arco di 50 metri abbiamo incontrato 4 chiese e oggi moltissimi stanno girando anche per vedere i vari presepi di Roma. Ce ne sono di tanti tipi, c'è anche chi ci ha investito più soldi, perché voi immaginate le chiese hanno la possibilità anche di fare presepi a un certo livello, anche poi grazie ai volontari che si mettono lì, fanno le statuette a mano, le preparano, c'è sti pupazzi giganti. Manca solo il presepe vivente. Una volta lo facevano qui, non si può più fare perché cascano i pezzi. Qua c'è l'angoletto segreto di Gino. All'interno di un negozio d'abbigliamento c'è proprio un piccolo angolo dove c'hanno la pizza storica, poi adesso è un po' che non la prendo qua, la pizza storica di Roma con la mortadella. Vedete, qua potete entrare e qui a destra prenotate la pizza e qua la ritirate. Ciao! Hai preso la pizza e la mortadella? Com'è? Uno spettacolo. Uno spettacolo. Costo? Ho speso 5 euro. 5 euro, dai, 5 euro si può fare. Fa. Pizza, la mortadella. La mortadella, corso, uno spettacolo. Dai. Tutto bene? Tutto a posto. Dai ragazzi, bella. Buon lavoro. Ciao. Ci vuole la pizza con la mortadella? Grande cicalone. Ah, pensiamo che li menà quasi. No, devo fare una foto grande. Di dove sei te? Da Lazio. No, da Lazio. Da Lazio. Spengo. Da la... Come spegno? Fammi fare la foto. Vai. La devo mandare. Va bene, salutamelo allora. Ciao. Saluta, tanto poi ti vedo in video. Ciao. Come si chiama lui? Gabriele. Salutiamo Gabriele che oggi non c'era, ma non l'ha lasciata sola per via del corso. No, sto con la mia amica che sta, mi sta a tenere il cane. Ah, che cane c'hai? Un bassotto. Ah, pensavo barboncino. No, un bassotto. Ma... Ciao. Ma non ci vedo. Io ti seguo, da molto tempo. Vai, ci siamo tutti? Grazie. Da dove venite voi? Certo. Ah, da Terni è in visita a Roma. Fai una foto. Certo. Aspetta, scusa. Fai il video della foto. Una delle cose che succede a Natale è che si mangia tanto. Perché si fa sta passeggiata al centro? Perché è l'unico modo per smaltire un po' di quello che si sono mangiati. Ciao. Vedi sta gente con le panze belle piene che praticamente... dicono famo se sta passeggiata al centro, partono da casa, chi può arriva in centro camminando e si ritrova qua, Piazza del Popolo, Via del Corso, fino a Piazza Venezia. Se la devi fare bene funziona così, arrivi a Piazza del Popolo, scendi con la metro, te la fai fino a Piazza Venezia e ritorno, che è la cosa migliore. E noi ormai siamo quasi arrivati a Piazza del Popolo, così vi mostro qual è l'attuale situazione. Perfetto. Ciao. Una foto. Al volo, vai. Grande. Vabbè, il video Cicalone, che un saluto. Ciao belli. Cicalone, l'ho beccato, è meglio. Da che quartiere vieni tu? Dalla Dispoli, Cervelli. Ah, Cervelli, tutto sì. Elegante. Ci proviamo. Bella. Ciao. Ciao. Da che quartiere venite Torlupara. Voi? Torlupara. Torlupara. Sei un padrone del Ferrari? Normale. Andiamo a spostarlo. Che lavoro fai per permettere il Ferrari? Posso di. Vai rapido però, Dai, yeah. Ma lo fai, cioè lo pulisci spesso? E forza, che fai? La porti fuori. Vado a fare il giro? Però, no. Scusami, va bene. No. È macchiata. Però faccio il giro con lui. È macchiata, non ci sale la roba macchiata. Non si può tenere così macchiata. Guarda là. Ma faccio la vada qualcuno poi. Va bene. Grande Cicalone. Qua da Piazza del Popolo io finisco il giro. Alla mia sinistra ci sono due bar storici. Canova a sinistra. Rosati a destra. Tra l'altro è facile che qui in questi bar troviate anche qualche personaggio e alcune volte ci trovate magari l'attore, alcune volte ci trovate il cantante, alcune volte ci trovate quello coi soldi che viene qua per sfoggiare magari la macchina e tutto quanto. E qui Piazza del Popolo diventa proprio punto d'incontro tra le scalinate delle due chiese, perché ci sono altre due chiese qui in fronte a Piazza del Popolo, ma in particolare lì dove sta l'obelisco, dove ci sono le fontane, tutta quest'area qui, perché poi da qua si ritorna e spesso si prende la metro Flaminio e vi permette di tornare indietro, se non il tram o altro. Spero di avervi fatto vedere abbastanza Roma durante le festività, il centro di Roma durante le festività, perché poi è quello che vi volevo mostrare oggi. E qua l'altra parte è il Pincio, sicuramente una delle zone interessanti che ancora vi devo far vedere. Ve l'avevo promesso ma non sono riuscito ancora a farvelo vedere,
Se vi interessa il Pincio, scrivete Pincio nei commenti. E per adesso, da Piazza del Popolo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!